Io penso che abbiamo dato tutto quello che abbiamo da dare. Abbiamo pure tanti giocatori che devono giocare con la sua nazionale, che vanno avanti e indietro, diciamo che dormono poco, che dormono male, però sempre cercano di dare il meglio, sempre cercano di fare la cosa, diciamo, più importante, che è il lavoro fisico, il lavoro, diciamo, di riposare, per dare sempre il suo contributo alla squadra, che è la cosa che tutti vogliamo. Quanto vale questo pareggio, guardando anche quello che è successo nell'altra partita, la vittoria del Manchester, nel bilancio del girone? No, vale tanto, noi non pensiamo veramente, non pensiamo a quello che fanno gli altri, sino che dobbiamo pensare a quello che facciamo noi e cercare di fare il meglio e se continuare a sommare punti, che per noi è la cosa più importante. Cioè, io penso no, sino che l'abbiamo dimostrato, e questo è un Napoli che è sempre pronto a reagire nei momenti più difficili. Abbiamo più di niente, prima che una grande squadra, io credo che abbiamo un grande gruppo di uomini, di persone che vogliono il meglio per questa città, per questa società, quindi io credo che quella è la cosa più importante. Bisogna lottare tanto, perché in Champions sono 3 squadre oramai per 2 posti e in campionato ce ne sono 7-8 in pochi punti e bisogna tenersi nelle zone alte della classifica. Siamo pronti secondo te per fare su tutti e 2 i fronti a così alto livello? E fino adesso le stiamo facendo, stiamo cercando di dare il meglio, stiamo cercando di accontentare sempre prima di tutto a noi stessi, perché veramente siamo noi quelli che facciamo sempre il massimo per regalare delle gioie a questa gente, a questa città, e dopo perché io credo che ci meritiamo per tutto il lavoro che facciamo. Nel tuo caso quanto pesa la stanchezza, questo andare avanti e indietro, questo non riposare mai? Magari pesa un po', perché anche se uno magari pensa che sta al 100%, dopo il campo lo dimostra che magari ogni tanto uno ha bisogno di un po' di riposo, però io sempre cerco di prepararmi al massimo, quando sono chiamato in causa, come si dice, rispondere al 100%, dopo non si sa mai, nelle partite di calcio non si sa mai cosa può succedere, quindi no, io credo che ha fatto la cosa giusta il mister. È bello sempre essere in campo, cercare di fare i gol, di stare con i compagni, però la cosa più bella è, diciamo, è capirsi fra di tutti.